Oggi è il tempo di mettere a concretezza la riforma del Family Act, che finalmente è legge dello Stato. La ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, Elena Bonetti, ha fatto tappa a Quarrata a sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra, Gabriele Romiti. L'Italia è un paese migliore, abbiamo approvato la prima riforma integrata delle politiche familiari, che investe non solo su un sostegno economico, mi lasci dire del tutto inedito, l'assegno unico universale che sta già arrivando alle famiglie italiane, un investimento di 20 miliardi di euro che finalmente riconosce la centralità delle nuove generazioni nella nostra società e aiuta i genitori con i figli anche da un punto di vista economico in modo estremamente significativo. Accanto a questo, investimento in servizi educativi, gli asili nido, ma anche tutte quelle infrastrutture sociali, educative, sportive e il sostegno economico anche sia ai comuni che alle famiglie per portare avanti le proposte educative per le nuove generazioni. Tra i temi toccati, oltre al Family Act, anche il tema centrale delle pari opportunità. Incentivi alle imprese per promuovere valorizzazione del lavoro femminile e nello stesso tempo carriera, leadership per le donne, pari opportunità, parità ovviamente salariale, insieme anche un sostegno alle donne per poter essere davvero finalmente libere di scegliere di essere madri, se lo vogliono essere, di essere lavoratrici senza dover rinunciare a nulla di tutto questo. Candidato sindaco Romiti nell'occasione ha fatto il punto sulla sua campagna elettorale lanciando l'idea di un laboratorio aperto di partecipazione. Verranno creati dei nuovi organismi partecipativi che renderanno i cittadini di Quarrata sempre più determinati nelle scelte della città. Questo laboratorio aperto avrà dei punti chiave che sono la nuova consulta della cultura, il nuovo concorso internazionale che verrà fatto per la riqualificazione di tutta via Montalbano e tutto quello che riguarda anche la struttura della nuova Proloco. Sono qui con convinzione a sostenere Gabriele in questo laboratorio aperto che mi piace pensare sia il laboratorio del futuro.